Ciao a tutti amici lettori della rete, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro. Alla fine non riesco a trovare una formula diversa da questa e quindi la utilizzerò anche per queste puntate dedicate alla nostra rubrica 24 giorni al Natale. Siamo arrivati al terzo giorno e qui rientriamo nel consiglio letterario singolo di un artista che racconta un artista. Uno degli illustratori più in voga degli ultimi tempi e anche uno dei più amati dalla sottoscritta, infatti colleziono diverse delle sue opere, non tutte mi piacerebbe averle, ma un domani chissà, magari ci riuscirò. In particolare voglio consigliarvi l'ultima, credo, o forse non proprio l'ultima, la penultima, che ha riservato a Frida, e sto parlando di Benjamin Lacombe. In questa edizione Rizzoli, perché è la Rizzoli che si occupa della pubblicazione delle sue opere tradotte in Italia, Benjamin Lacombe esprime tutta quanta la potenza interiore di questa donna che è nata e ha conosciuto dai primi istanti la morte, lo racconta ella stessa, lo confessa ella stessa nel suo diario, nella cronistoria della sua vita, che poi riversa anche nei dipinti, nei disegni che la rappresentano in tutta la sua bellezza ma anche in tutta la sua crudezza. È stata una donna, una bambina, una ragazza e una donna che non si è mai arresa alla vita, anche quando le poneva davanti le sfide più insormontabili, le sfide più sofferenti, anzi lei danzava con la sofferenza, danzava con il dolore. Una cosa che mi è rimasta impressa leggendo qualche cenno biografico, perché io ho un libro su Frida curato non mi ricordo da chi, edizione Feltrinelli, poi magari vi riporterò le informazioni precise nell'info box, dove a un certo punto, per una ragione che adesso non starò qui a rivelarvi, però se avrete voglia scopritela, a Frida saranno amputati i piedi e in quel momento lei se ne sbarazza volentieri. Lei ha una forza d'animo, conserva, trattiene la vita dentro di sé, il ruggito della vita, e afferma: cosa me ne devo fare dei piedi, in fin dei conti, se possiedo un paio d'ali larghissime per volare, per solcare i cieli di ogni dove, per solcare i cieli di ogni mondo, ali di immaginazione, ali reali. Questo non sta a noi stabilirlo, ma Frida sentiva di possedere queste ali, queste appendici legate al suo corpo, che facevano parte del suo corpo, non erano qualcosa di distaccato, di separato, ed è per questo che è un esempio. Anche nei suoi anni più tragici, nei suoi periodi più critici e più bui, e poi un amore disperato, perché malgrado il suo compagno di vita, artista, anche egli fosse un po' scapestrato nei suoi ideali sentimentali e quindi avesse la mania di circondarsi di modelle e donne con cui divertirsi, con cui amare per una sola notte, Frida continuava a restargli accanto, continuava a promettergli la vita e il suo cuore nonostante tutto, nonostante i tradimenti. Donna devota, artista devota all'arte, artista devota alla vita, devota ai sentimenti, a quelle pulsioni dell'animo e del cuore. Nel libro, adesso mi sto un po' disperdendo, però per premettervi e farvi conoscere prima che attraverso i disegni di Benjamin Lacombe, attraverso quello che si è ricordato, quello che si è lasciato nel tempo con le testimonianze, le documentazioni dei suoi stessi dipinti, del suo lavoro artistico, la figura di Frida. Frida è un inno alla vita, racchiude già nel suo nome l'inno alla vita. Benjamin Lacombe sa interpretarlo benissimo attraverso un rimaneggiamento personale dei dipinti di Frida, dei più noti come dei meno noti, che comunque non ne altera
l'incanto non ne altera l'essenza, al contrario aggiunge un tocco in più, aggiunge una sfumatura, un'altra pennellata di colore a quelle già dense e corpose che sapeva dare Frida, perché Benjamin Lacombe ha a cuore gli artisti di cui si fa carico, della cui vita si fa carico. Così Frida viene fuori nella sua esplosione di colori raggianti, nella sua luce perpetua, a volte macchiata di nero, a volte fumosa, ma sempre luce, nella sua natura, nella sua identità, in maniera sublima, in maniera perfetta a mio parere. È da sogno questo libro, io adesso lo apro per mostrarvi. Per esempio qui abbiamo una Frida che viene fuori dal corpo sventrato e aperto, come se stesse per sottoporsi a un'autopsia, a un'analisi clinica, da una Frida riversa a terra. E poi farfalle intorno e questa corona di fiori di cui Frida amava ornare il capo. E poi ci sono delle pagine in questo libro con brevi didascalie e con delle parole o delle frasi che risaltano rispetto ad altre, infatti hanno un corpo testo più grande, una dimensione testo più grande. Ci sono queste pagine che rendono l'esperienza di lettura di questo libro tridimensionale, perché sono traforate, sono intagliate, come se potessimo toccare con mano la tridimensionalità, il peso e le dimensioni della vita di Frida, e potessimo entrarvi, in questo caso per esempio sbirciando attraverso le fessure, la grata di questa finestra, la grata metallica, per riconoscere, distinguere la sagoma di Frida, il suo profilo, che qui, guardate, guardate la metamorfosi, qui è in ombra, è scuro questo profilo ed è anche triste, infelice. Un attimo dopo, voltando la pagina, questo profilo diventa un profilo fiorito, diventa un profilo che germoglia come una primavera. Guardate quest'altra immagine. È davvero contemplativo questo libro, perché è un viaggio nei recessi conosciuti e sconosciuti dell'anima di quest'artista, che si serve delle parole, ma non troppe. E secondo me è un regalo giusto per Natale, per chi ama leggere, ma anche per chi ama riposarsi davanti a delle immagini. E per chi ama leggere quelle immagini, viaggiare insieme a esse. Ora, questa è stata una recensione in pillole di Frida di Benjamin Lacombe, ma tratteremo il personaggio e tratteremo la sua biografia, tornerò perlomeno a trattarla, questo plurale onnipresente non mi abbandona mai, tornerò a trattarla quando vi video recensirò il libro Feltrinelli, dell'autore di cui non ricordo il nome, per soffermarci meglio, con più attenzione, con più riflessione nella vita di questa donna. Per il momento è tutto, anche questa terza puntata di 24 giorni a Natale termina qui, ci vediamo domani, buona domenica, e dalla vostra Anita Book un saluto. Ciao ciao amici, ciao ciao! Thank you.